La ripartizione dei soldi del decreto Sostegni Bis premia Salerno, quarta città d'Italia, per fondi ricevuti dal governo. A Palazzo di Città destinati 33 milioni di euro per mettere in sicurezza le casse dell'ente. Provvedimento licenziato dall'esecutivo nazionale per aiutare i municipi in difficoltà. Salerno avrà 10 anni di tempo per restituire i soldi, ma intanto incassa con soddisfazione lo stanziamento delle risorse che serviranno, dice il sindaco Enzo Napoli, a garantire più servizi ai cittadini. È un risultato assolutamente importante che ci viene dato non come una graziosa concessione, ma riprova che siamo un'amministrazione che merita attenzione perché si muove in una logica corretta. Eravamo nelle condizioni complicate di tante altre città. Con questo decreto e la somma cospicua che ci è stata riservata, credo che significhi che c'è un'attenzione particolare per la nostra città, che è una città all'avanguardia su tantissime cose. Faremo tesoro di quanto abbiamo ottenuto e continueremo per la nostra strada con grande determinazione. Soddisfatto anche il vice capogruppo alla Camera dei Deputati, Piero De Luca, che ha sottolineato l'importanza della misura. Salerno è la quarta città d'Italia per erogazione di queste risorse, 33 milioni di euro che consentiranno di continuare ad assicurare servizi essenziali ai nostri cittadini nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Un risultato straordinario di cui essere davvero orgogliosi.